Buon pomeriggio e bentrovati ai 101 secondi di Fiorentina 1. È una partita quella di stasera che sicuramente porta con sé molti aspetti. Paolo Sousa è sembrato carico, la squadra sembra carica e decisa. La partita di ieri però del Napoli a Madrid, anche se su un campo sicuramente diverso contro un avversario molto molto più forte, dimostra ancora una volta che il campionato italiano, che le squadre italiane sono lontane dalle grandi squadre europee. Lo stesso Napoli, che in Italia gioca il miglior calcio che possiamo pensare, che possiamo immaginare, quando va a sfidare certe squadre capisce di essere inferiore. La Fiorentina dovrà fare comunque tesoro di quanto accaduto ieri sera e dovrà costruire una partita intelligente, probabilmente meno arrembante rispetto al Napoli, giocarsela meno a viso aperto, una partita un po' più all'italiana. Ecco, Paolo Sousa dovrà cercare di limitare i danni, tra virgolette, in Germania, e questa Fiorentina può farlo anche con giocatori che in contropiede, mi viene in mente Teio, possono sicuramente far male, perché poi c'è la partita di ritorno, giocarla in casa può essere anche un piccolo vantaggio. Dovrà pensare la Fiorentina ai 180 minuti, non alla partita singola, e per questo occorrerà una prestazione maiuscola, una prestazione di carattere, una prestazione grintosa, perché con grinta, determinazione e intensità credo proprio che la Fiorentina potrebbe uscire da questa trasferta in Germania con un risultato importante per giocarsela nella sfida di ritorno. A domani con i 101 secondi, un saluto da Marco Dell'Olio.